Siamo in vacanza, io, Cap, Sara e Ferro. Ci sono stati tantissimi problemi, ma per fortuna siamo riusciti a risolverli tutti. Però adesso, saremmo riusciti a rimorchiare qualche ragazza? La risposta è no, guardate cosa è successo. Siamo al Samsara, nostro locale di Riccione, e subito iniziamo così. Di chi sei innamorato? Fammela vedere. Quella là. Quella? Sì, sì. Amore, vieni qua. Facciamo un gioco di compatibilità. A me mi chiamavano Cupido. Io faccio una domanda. 3, 2, 1, rispondete. Se la risposta è la stessa, siete compatibili. Posizione preferita 69-90. 3, 2, 1. 90. No. Sì, non era proprio sua. La ragazza un minuto dopo se n'è andata, ma ci ha continuato a sperare per i seguenti 3 giorni. Il vostro futuro figlio sarà maschio o femmina? A questo punto però gli trovo un'altra preda. La sorella. 3, 2, 1. Maschio. Sì. Dai, ma daglielo un bacino. Sei, sei. Il bacio è stato un po' forzato, ma l'importante è che le labbra si sono toccate. Ti ho portato qua solo per una persona. Parlo di lui. Ferro! Dopo che tutti hanno visto che il gioco con quel ragazzo prima non ha funzionato benissimo, nessuno voleva ripartecipare al mio test di compatibilità che funziona sempre. Cazzo, non riesco a capire perché la gente lo rimorchi. Cazzo, però. È andata, ragazzi. È andata. E un'altra è scappata. Let's go. Ragazzi. Povero Cap. No, ok. Uti. Allora, Ferro, dici le tue prime impressioni su quelle ragazze del Samsara. Allora, erano tutte bellissime. Però non piacciono le ragazze. Solo gli uomini, tranquillo, c'è lui. Con gli uomini sarebbe anche più semplice. Non devi registrare. Oh, ascoltami. No, leva sto telefono. No. Hai le chiavi o no? Piccolo scherzo a Cap, gli abbiamo nascosto le chiavi di casa, dato che era già la terza volta che le perdevamo. Quindi era super impanicato. Hai come chiavi? Scusa. Niente, raga, praticamente non troviamo più le chiavi. Guarda magari qua per terra, via. No, dai, siamo un cruce. Una cosa dovevi fare, una. Gli schiaffi. No. Dai, entrate che c'è. Dai, ce l'ha lui. Che prank, Sara, mamma mia. Veramente un prank incredibile. Baby, sì. E se Ferro aveva una piccolissima possibilità di rimorchiare, dopo questo balletto si sono completamente azzerate. Ah, raga, il problema è questo, che qui c'è la macchina di Samu, qui è successo un casino e qui c'è la macchina di Samu, quindi è un po' così uscire. Decidiamo di andare a fare un'altra serata, ma c'è un'ambulanza puntualmente che blocca la nostra macchina perché uno si era sentito male. No, zio, no, è per forza colpa tua qui. Dobbiamo interrompere per un super mega iper annuncio veramente fondamentale. Il 6 settembre uscirà il mio primo video sul mio nuovo canale. Sara aprirà un canale YouTube, anzi l'ha già aperto, il 6 settembre uscirà il primo video, quindi iscrivetevi, link in descrizione, qui, qua, cioè, là, dappertutto, iscrivetevi. È per forza colpa tua, Fra, non sta rispondendo, siamo chiusi fuori. No, vabbè, raga, adesso vi racconto velocissimo questa serata perché è stata vicina, non l'ho registrato perché l'ho traumatizzato, cazzo. Inquadrami. Allora, io sono stato Riccione 10 giorni fa con Refe e questa, raga, era la mia routine tutti i giorni. Adesso vi metto un piccolo spezzettone di cosa mi ha mandato Samu qualche giorno fa, ok? Prima che io venissi qui. Sono le cose che posso mettere, ovviamente. Fra, io sono sincero, tu non devi mai non venire a Riccione, ma non perché Riccione, non venire mai più in vacanza con me. Parola, te lo giuro su mia madre, te lo giuro su chi vuoi, io sono demonizzato. È inspiegabile, ok? È letteralmente inspiegabile quello che è successo. Letteralmente, zio, il video dura 40 minuti. Ti devi fidare di me, non dovete venire. Ti giuro, brother, spero. Sara. Raga, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Madonna, raga, una serata, vi giuro, è stata una serata incredibile. Adesso la devo raccontare, raga, perché è una serata incredibile. Comunque andiamo a fare la nostra serata e ne capitano veramente di tutti i colori. Ero talmente scandalizzato che non sono neanche riuscito a registrare, però ora ve lo spiego. Meno male che sei rimasta qui, ti giuro. Ti dico solo che lui mi aveva mandato 3 foto, invece c'eravate voi con 23 diversi in ogni foto, cioè. E alla fine, guardate com'è finita. Esatto. No, ma perché tu non sai com'è andata. Arriviamo a Flamingo. Più che non si trovava una ragazza carina, il problema è che non ce n'erano proprio. Zero. Allora, a quel punto che cosa facciamo? Ci riposiamo un secondo. Che cosa succede? Alle 2 il Flamingo chiude. Andiamo in un altro posto ancora. In quell'altro posto che eravamo era la serata più 30. Era la serata più 30 quella lì. Quindi che cazzo facciamo? Andiamo al Peter. No, ascoltami, andiamo al Peter. Al Peter entriamo, 40 euro senza drink. C'era Tony F che cantava. Quindi con Tony F che cantava praticamente non c'erano ragazze, solo maschi. Ti giuro, non ho visto una ragazza. Allora, tre tipi mi riconoscono. Che cazzo
succede, ci si parla, erano anche fighe, eccetera. Si scopre che erano 2008. Tutta la tua età avevano. Avevano tutta la tua età. A quel punto, disperati, serata di merda, speso 40 euro, cambiato sede di discoteca, giuro, erano disperati. Usciamo. Siamo un secondo tranquilli, fermi così. E rissa incredibile. Uno con la faccia tutta piena di sangue fuori. Hanno tirato un sasso contro la macchina, hanno ammaccato tutta la parte della macchina. Carabinieri. Ma non esatto. Aspetta, pronto, Cico? Sai che te la sei trombata di mamma mia, guardate che scene! Mamma mia, ferro! Samu si doveva sfogare pur con qualcuno, non c'erano ragazze. La Espo! Appena uscita dalla doccia. Poi ieri davanti al Peter Pan è arrivato uno che mi ha fatto una richiesta veramente incredibile. Mi ha detto, allora Zed, se adesso vai lì e baci quella bambina di 8 anni, ti regalo un mazzo di carte. Ma secondo voi io sono così stupido da andare a baciare quella bambina lì di 8 anni? Ma figuratevi. Stiamo sentendo canzoni serie. Anche le possibilità di Cap di rimorchiare si sono abbassate notevolmente dopo questo balletto. Non ci guardare, noi stiamo volando come ostacoli. E mentre noi come degli stronzi non avevamo neanche una ragazza, c'era Rubino che se la godeva. Rubino, ma che c***o! Vergognoso! Le ha cacciate tutte questo, eh! Rubino è incredibile! Ora vi faccio vedere come si rimorchia con una ragazza. Più o meno, poi non è andata benissimo. E una domanda: testi compatibilità? Se la risposta è la stessa, siamo compatibili. Sesso lento e amoroso, okay. Oppure estremo? Ok, 3, 2, 1. Estremo! Va bene, ragazzi. Vai. Guarda! Cioè, incredibile, se avevo una piccolissima possibilità, cazzo. Addirittura si è spostata, cioè, veramente. Cioè, ma io adesso vado con gli uomini. Lui dice che tu sei veramente una bella ragazza e vorrebbe conoscerti meglio, molto meglio, vero Luigi? Confermo. Quindi facciamo un test. Quanti anni ha? 20, quanti anni hai? Non proprio 20, non proprio 20, ma siamo vicini. Cazzo, ne ha 16. Dai Luigi, facci vedere. No! Che babbo hai detto? Vabbè, ma allora siamo proprio degli idioti. Cioè, una volta che una ragazza ci stava tutti sposti, ma allora siamo veramente degli idioti. Cioè, incredibile! Quando non si riesce a trovare una ragazza, questo è quello che succede! E ogni volta che ci giriamo c'era sempre Rubino con una ragazza diversa! Incredibile, Rubino è incagnato! Rubino, ma basta, cazzo! Sempre così! Vado da loro dopo! Ah, vai da loro? Bravo! Riunione! A far cosa? Una partita a carte? Sì, a briscola! Ah, bello! Da quello che mi hanno detto, poi Rubino ha vinto la partita a briscola! E poi hanno anche cambiato gioco, si sono messi a giocare a scopone! Sempre con le carte, eh! Venite nel privé con noi! Ora ho provato ad utilizzare la tecnica, venite nel privé con noi, così le ragazze salivano sopra nel privé e bevevano, magari si ubriacavano e qualcuno... Non dico un bacio, niente! Vai, Ferro! Forza, Ferro! Oh, è un bel ragazzo, mio amico! Vai, Ferro! Va bene, oh, attenzione, sulla guancia, almeno sulla guancia! Bro, ma che cazzo guidi, sono un c***one! No, ma raga, ma che cazzo succede? Raga, stiamo esagerando, quella situazione è molto grave. Perché allora, ci sono... Diciamo siamo bloccati qua fermi. La gattina! Non mi dire cosa fare perché non sei la mia mamma. Non mi dire cosa fare perché non sei la mia mamma. Ora ho detto, non riusciamo a rimorchiare noi. Provo a far rimorchiare qualcun altro che è lì con noi. Ragazzi, siete fidanzati? Sei fidanzata? Tu sei fidanzata? Venite con me. Sai? Sono la pressa. Cosa? Il ragazzo, e tanto non è qua, perfetto allora. È la tua tipa lei? È la mia tipa. Ma se tu sei fidanzata con lui? È la mia tipa. Ma se sei fidanzato con lui? No, questa è acqua ragazzi. Big prank, mia sorella è single, Martina e Romina presumo, non lo so. Come ti chiami? Romina, nome di merda. Tu come ti chiami? Martina. Perfetto. Sono fidanzata. Ma lei sì con me, zio. Ciao Luca, smettila di provarci con le tipe. Te lo dico, devi smettere di provarci con le tipe. Vai mamma, ce la voglio vedere. Oh. Avevo la tentazione di togliere il telefono e mettermi io. Poi non l'ho fatto perché, cioè, venivo denunciato. Brave ragazzi, Maxi, dammi i soldi. Dong, din din ding ding dong. Qualcuno ha detto
take to me per tutte le tipe che mi stanno guardando in questo momento. Voi sapete dove abito, vero? Non è arrivata neanche una ragazza, neanche una. Giornata dopo Ferragosto, ieri sera abbiamo fatto un casino, infatti sentite che voce ho, cioè ho perso completamente la voce. Quindi avevo un altro motivo in più per non rimorchiare la voce. E tra l'altro volevo farvi vedere al volo la casa, gli altri non ci sono. Raga, la casa è un disastro, la casa è un disastro, guardate che roba, tutte cose buttate in giro, valigie, cose, raga. La cucina dai è un po' più ordinata perché non mangiamo qui. Anche il bagno è un casino abbastanza perché ci sono delle mutande di cappo per terra. Anche la nostra camera diciamo che non è ordinata proprio al massimo. Gli altri ora sono andati al mare, io sono rimasto a casa perché avevo un mal di gola incredibile e ora mi sa che andrò a mangiare da solo. Che tristezza. Non è così male, cioè... Vabbè, mi aspettavo peggio. Ah, ma l'hanno pulita forse? L'hanno un po' pulita. Non c'è il telo per terra che avevo steso, zio. Il mio faccino preferito. Stiamo abbandonando la casa. Siamo in after. Nessuno qui ha dormito nulla. Mamma mia, sarà quanto sei bella. Giù questo telefono e baciami, scimmione. Cap ci ha dovuto provare con me. Non riusciva a resistere, non ce la faceva più. E con 0 ore di sonno, vi giuro, 0 ore di sonno, stavamo andando in direzione Jesolo. Quindi altre 3 ore di macchina in after, senza dormire. Niente, ci eravamo addormentati in macchina, ci siamo fermati, ci siamo risvegliati a Jesolo. Abbiamo dormito fino alle 6 e ora stiamo andando a Jesolo. Speriamo a Jesolo di trovare un sacco di belle ragazze da deliziare con le mie labbra. Siamo appena arrivati, abbiamo preso l'hotel, lo stiamo andando a vedere e dovrebbe essere carino anche perché costa 500 euro due notti, quindi se non è carino è un bel problema. E quanto costa? 5,45. Direi che è perfetto. Va bene, ti posso chiedere la fattura? E questa è la stanza, sinceramente è carina, qui abbiamo anche una ragazza, mamma mia che... Qui ci sono un po' troppi letti, in realtà siamo soltanto in 3. Ma voi vi chiederete perché avete preso una stanza con così tanti letti se siete in 3? Perché abbiamo già programmato le 10 ragazze che verranno questa sera qui con noi. Alessia qui, Giulia qui, Martina qui, Sofia qui e io in mezzo a tutte loro. Ah sì sì, e c'è anche Lorenzo per te, è vero? Sembra la discarica di Nairobi, zio. Ragazzi, questa qui è la macchina di Sam. Zio, un po' disordinato, sinceramente. No, dai, fra qui è pulita, non c'è casino. Ragazzi, guardate che bella musica c'è questa sera. Che bella musica. Non ho registrato, ma ad una certa, ve lo giuro, la continuavo ad inquadrare. E lei si è accorta che continuavo ad inquadrargli il culo e mi ha mandato a cagare. Vi dico solo questo. Bella musica, ragazzi. Ragazze, allora è una roba veramente fondamentale. C'è un mio amico molto interessato a voi, eccolo lì. Venite con me. Guardalo, ha un Rolex al polso, dice. Neanche la tecnica del Rolex ha funzionato. Cioè, ero disperato. La musica è veramente bella. Ma finalmente troviamo delle ragazze. Guardate come torniamo a casa. Per fortuna abbiamo mantenuto la promessa e come vi dicevo siamo arrivati qui con 20 tipe. No. Il problema è che ragazzi sono tutte invisibili. Nel senso che non le vedete perché dal video è buggato, però in realtà ci sono. Silvia, qui, la mia camera è qui. Vieni qua, porcellone. Anche Samu ne ha trovata una. Che è tipo lì nascosta dietro al bagno. E la mia invece è qui sotto il letto perché è timida e non vuole farsi riprendere nel video. Poi ho pensato, ma non è che non rimorchiamo anche perché le ragazze vedono la nostra macchina? Era quella di Samu ed era in queste condizioni. Vabbè, ragazzi, la macchina di Samu ha qualche problema di base. Frate, ma. Ma sono riuscito a parlare con una ragazza e questo è quello che mi ha detto. Vai fanculo. No, ripeta, iscriviti. Zero però, ho fatto bene. Iscriviti al canale di Zerbi. Go fuck off. Sai di quest'anno Ibiza Festival Bar con la cassa dritta.